Slovacchia, Austria, eccetera. Soltanto 5 ottennero il certificato per la Palestina dagli inglesi, mentre gli altri furono sparsi in altre Acharot, tra Inghilterra 6, Scandinavia 17, Olanda 20, e di pochi conosciamo la sorte. Se ci sono domande, sono disposto a rispondere. Ma mi sentite così? Sì. No, sì, non mi sentite. Più che una domanda, una curiosità proprio che si riferisce a quello che hai detto. Voglio leggervi due frasi che ho scoperto in questo libro solo poco tempo fa. Ma chi degli ebrei vuol fare tanti agricoltori è preso in un errore ben strano, poiché il contadino è una categoria storica e ciò si riconosce benissimo dal suo modo di vestire, che nella maggior parte dei paesi è vecchio di secoli, come pure sotto i suoi utensili, eccetera. Poi dice ancora: si vorrebbe pertanto pretendere dall'ebreo che è intelligente che gli diventi un contadino dell'antico stampo? Ci sarebbe precisamente come se si gli dicesse: eccoti una balestra, va alla guerra. Come? Con una balestra, mentre le altre armi di piccolo calibro e cannoni Krupp? Gli ebrei, che si vorrebbe incontadinare, hanno pienamente ragione se in tali circostanze non si muovono dal loro posto. Queste sono parole del dottor Theodor Herzl. È una pagina interessantissima, perché poi continua e si riferisce proprio a questo possibile conflitto tra questi contadini emancipati, questi intellettuali contadinizzati e i contadini. Arriva addirittura a parlare di riforma agraria prima di poter fare qualsiasi cosa. Volevo contrapporre queste parole, che per me sono una sorpresa, alle parole di Mimmo Sereni che sono state citate prima, e ancora un'altra ipotesi di lavoro su un dialogo che forse non è mai stato cominciato. Grazie. Grazie Jack, ci sono altre domande? Altrimenti passerei la parola a Giulio Sonnino affinché ci descriva, ci ricordi la figura di Eugenio Calò. Io porgo il saluto ai sindaci, porto il saluto ai sindaci che hanno organizzato questa cerimonia, alla signora che rappresenta la provincia di Arezzo e sicuramente a Leonardo Paggi, che sebbene io lo conosca da pochissimo mi sento legato da un destino molto simile, e a Jack Arbib, che ha voluto che parlassi di Eugenio. Mi dispiace che i ragazzi della scuola siano andati via, perché hanno avuto tutti il libretto. Ma mi dispiace che siano andati via, perché volevo ricordare che gli ebrei ci sono in Italia dal tempo dell'Impero Romano, da prima ancora della distruzione del Secondo Tempio, quindi ancora prima di Cristo gli ebrei sono in Italia. Gli ebrei, come tutte le popolazioni, hanno una distribuzione di pensieri e di ideologie comuni. E quindi ci sono ebrei di tutti i tipi. È interessante, ieri sera in una conversazione qualcuno mi chiedeva se c'è un libro, ce ne sono tanti di libri sulla storia degli ebrei in Italia. Dico queste parole per poi puntualizzare questa storia di Eugenio, che è una storia particolare, ma va vista nel contesto degli ebrei d'Italia, degli ebrei in Italia. C'è ad esempio il Momigliano che dice che dal 1600 gli ebrei hanno tentato di fare di tutto per diventare italiani. La partecipazione degli ebrei al Risorgimento è comune, è nota. Dopo l'unità d'Italia, l'hai detto anche te Vittorio, gli ebrei erano totalmente integrati. Quindi in questa luce si deve vedere quello che poi io dirò di Eugenio.
Questo convegno si definisce comunità ebraica in Toscana in tempi di crisi e ci sono due date. La seconda è 1944, ma in realtà per tutta la comunità ebraica italiana la crisi inizia nel 38, la vera crisi, con la promulgazione delle leggi razziali. Gli ebrei, che già dal 1848 nel Regno di Piemonte avevano goduto della parità dei diritti civili, poi estesa a tutto il Regno d'Italia dopo l'unificazione, vengono con queste leggi privati dei diritti più elementari. Non possono più frequentare le scuole pubbliche, non possono più insegnare nemmeno le università, vengono radiati dagli impieghi statali, radiati dagli albi professionali, limitata la loro attività economica in ogni possibile modo. Ma anche dopo l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania nazista, gli ebrei in Italia non sono perseguitati, sono discriminati, sono cittadini di seconda classe, ma continuano a vivere nelle loro case e organizzati, continuano a studiare, spesso con buoni risultati, e a lavorare, anche se privati di molte delle loro proprietà. Questa è una cosa importante, ma insomma. Un'eccezione sono gli ebrei stranieri, e questo è stato già ricordato, e in modo particolare quelli che sono provenienti dalle colonie italiane, nel caso specifico della Libia, questi sono internati in campi di concentramento, ma gli ebrei italiani no. Le persecuzioni cominciano per gli ebrei italiani e no dopo l'8 settembre del 1943. Quando? Le persecuzioni sono persecuzioni, però. No, sono discriminazioni, scusami, non sono persecuzioni. Secondo me è importante distinguere. Distingueva anche Mussolini, diceva discriminazione. Sono discriminati. Non c'erano campi di concentramento per gli ebrei. C'erano di campi di concentramento. Non voglio parlare di questo perché sennò poi non posso parlare di. Possiamo discuterne dopo magari. Allora, dicevo, le persecuzioni cominciano per gli ebrei italiani o no dopo l'8 settembre del 1943, quando la Germania, caduto il governo fascista e dopo la ignobile fuga del re e del governo italiano, prende il controllo totale sul territorio, aiutato dai fascisti. Pochi giorni dopo, infatti, c'è la prima razzia a Roma, il 16 ottobre del 1943. E gli ebrei romani sono trasportati ai campi di concentramento e di sterminio. Ma io non voglio. Posso vedere la prima. Chi è che deve operare? Quindi io non voglio dilungarmi sulla storia delle persecuzioni, ma la storia di Eugenio Calò e della sua famiglia va vista sullo sfondo di quel terribile periodo in cui gli ebrei perseguitati potevano solo fuggire, nascondersi e cercare di scappare a quella che era definita la caccia all'ebreo. Possiamo vedere la prima. Essendo io nato, questa è una precisazione, nel 1936. No, e forse questi. Non interferiscono in nulla in questo rumore. Vabbè. Il pianto purtroppo del microfono. Dunque. Del microfono lì. Sì. Dunque, essendo io nato nel 1936, le vicende che racconto le ho vissute di prima persona. Eugenio l'ho conosciuto personalmente come il resto della sua famiglia. E è stato per me un bisogno da sempre il raccontare come sono andate le cose, anche perché quello che è stato scritto fino adesso non è sempre esatto, forse dovuto a delle ragioni strane e non so bene perché. La mia dunque è una testimonianza. Eugenio era il fratello di mia madre, il terzo figlio
di Alberto e di Lidia Bacquis. Mentre attendiamo le prime foto, devo dire che il nome Calò è un nome di ebrei italiani, probabilmente una contrazione di colonimus, e che quindi dimostra che i Calò vivevano in Italia, probabilmente a Roma, dall'epoca dell'Impero Romano. Mentre invece il nome della madre, Lidia Bacquis, è un nome di origine della penisola iberica, tant'è vero che i Bacquis venivano da Gibilterra e perlomeno fino alla generazione precedente a quella della mia nonna avevano la sudditanza inglese. Attenzione ai miei termini, non dico che erano cittadini, erano sudditi inglesi, come noi eravamo sudditi italiani, non eravamo cittadini italiani. Eugenio Calò nasce a Pisa nel 1906, dunque da una famiglia di ebrei in Italia, una famiglia tradizionale ebraica, una famiglia che conservava i valori dell'ebraismo e in modo particolare non solo le tradizioni religiose, ma quella che io definirei proprio i valori, compreso il valore sacro della vita umana. Io so che i miei nonni, la mia mamma e i loro figlioli andavano al tempio a Pisa. Mi dispiace, non si può vedere, volevo far vedere anche una foto del tempio di Pisa, in quanto, come ho detto, la famiglia Calò viveva a Pisa e tutti i fratelli Calò sono nati a Pisa. Guarda, se non ti riesci, metti il dischetto nel tuo computer. La tecnica. La tecnologia moderna. Insomma, voglio dire, io poi possiamo anche, le vedremo ora molto rapidamente queste foto, che sono quelle forse meno importanti, perché raccontano, cioè le ho portate per far vedere come la famiglia di Eugenio Calò era una tipica famiglia italiana, direi borghese, non erano particolarmente ricchi, non erano poveri, viveva una famiglia italiana con quattro figlioli all'inizio dello scorso secolo. E alcune di queste fotografie che io ho portato fanno vedere Eugenio con altri membri della sua famiglia e della mia famiglia. Ce n'è una, guardiamo un po' se riusciremo a farla vedere a un certo momento. Eccola qua, ecco, fermati qua. Questa è una foto del 1930, dunque le foto che io ho di Eugenio e della sua famiglia sono rarissime, sono pochissime, però ci sono. Ad esempio qui vediamo Eugenio con altre ragazze al fidanzamento dei miei genitori del 1934, però non si vedono qui i miei genitori. Chi conosce sa di chi si tratta. La famiglia poi negli anni 30 si trasferisce a Firenze. Si trasferisce a Firenze, Eugenio, che aveva fatto le scuole tecniche, lavora con il padre, metti la prossima per favore, che ha una agenzia enologica esattamente in Via Condotta. Ecco, qui vediamo un'esposizione dei prodotti venduti dall'agenzia enologica del mio nonno Alberto Calò, il padre di Eugenio. Alcuni di questi prodotti sono fatti da Eugenio nella sua officina. Un'altra foto, la prossima per favore, vediamo qui Eugenio all'estrema destra al matrimonio del suo fratello a Roma nel 1936. Queste foto
dimostrano, vedete il fratello, un ufficiale dell'esercito italiano, come la famiglia Calò, come tutti praticamente gli ebrei italiani fossero totalmente integrati nella realtà italiana, sono indistinguibili dagli altri italiani. Vediamo la prossima. Dunque Eugenio è un giovane e come tutti i giovani ha le sue distrazioni. Una rarissima foto sicuramente di Eugenio ai baracconi, si direbbe, al Tir al Bersaglio, al Prato Centro, e è stato fotografato. La prossima, per favore. Nel 1936 Eugenio si sposa a Firenze. Lo vediamo qui proprio il giorno del suo matrimonio. Si sposa con Carolina Lombroso. La prossima. Carolina Lombroso è una ragazza, si vede chiaramente che è una donna molto giovane, viene da Alessandria, però era nata a Venezia, e si trasferiscono a Arezzo, dove Eugenio mette su una officina meccanica sempre per prodotti della lavorazione del vino, che poi saranno venduti nel negozio del padre. Ma naturalmente Eugenio anche gira le campagne e quindi ha dei rapporti con i contadini, e quello che dico è importante per quello che dirò dopo. Mettimi la prossima, per favore. Qui c'è un'altra foto di Carolina Lombroso. Questi perché ho portato queste foto? Per far vedere che questa era gente come noi. Ecco, qui vediamo Carolina Lombroso, ha 20 anni, è una ragazza. Ha sposato Eugenio. La prossima, per favore. Ecco qua, gli sposi a Fiesole. È Chiara. Mio nonno aveva una casa dove in estate passava una parte del suo tempo, e lì si vedono gli sposi a Fiesole. Dopodiché questa giovane coppia ha una prima figlia. La prossima foto, la prima figlia, che nasce nel 1937 e si chiama Elena. Metti la prossima, si vede una foto di Elena Calò, mia cugina dunque. Della regina Elena. Forse. Questa è un'illazione che non ha interesse. No, invece è importante. Ciao. Il secondo figlio, metti la prossima, è Renzo, e li vediamo qui insieme questi due bambini, i primi figli di Eugenio e della zia Lina. E poi nel 42, dunque siamo già in periodo di leggi razziali, ma come dicevo Eugenio continua a lavorare, a vendere. Hanno un altro figlio, Albertino, al nome del nonno, con la zia Lina. Ecco qui i miei tre cugini che io ho conosciuto personalmente, ve lo dimostrerò dopo. Metti la prossima, per favore. Comunque dicevo, Eugenio, viaggiando nelle campagne toscane, poteva procurarsi quei prodotti che in tempo di guerra era difficile da ottenere, e noi Sonnino che vivevamo a Livorno eravamo in difficoltà, quindi Eugenio ci portava, io mi ricordo benissimo che ci portava l'olio, ci portava il vino, e non in cambio, ma sicuramente una parte della famiglia Calò, probabilmente nel 1941, la passò con noi al mare a Livorno. Si vedono sulla spiaggia, potete vedere Eugenio, la zia Lina, due ragazze e altre persone che io non so chi sono, ma insomma questa è una foto per dimostrare che i rapporti tra la famiglia di Eugenio e la nostra famiglia Calò erano dei rapporti normali tra fratelli. La prossima, questa è una rarissima foto di Eugenio, la zia Lina e due dei loro figlioli. La storia fin qui è una storia di una qualsiasi famiglia italiana ebrea, prima discriminata, ma che continua a lavorare, continua a vivere. No, non si sente bene.
E adesso inizia una storia molto più complessa. E la prossima ci fa vedere, è una cartina che io ho voluto portare. Vediamo Arezzo, vediamo Firenze, e c'è quella linea blu che ci riconduce a Reggello, non lontano da qui. Perché il 28 giugno 1943 Livorno è bombardata dagli inglesi. Distruggono la raffineria Stanich e noi fuggiamo da Livorno. Lasciamo Livorno e ci rifugiamo a Cascia di Reggello, dove il mio nonno Alberto, che si vede in questa foto, aveva una casa. Eccola qua, la casa del mio nonno Alberto. Nello stesso periodo, anche Arezzo è bombardata. Quindi anche la famiglia Calò di Arezzo arriva nella casa del nonno Alberto a Cascia di Reggello. E la prossima foto, rarissima, ci fa vedere io, vedete, e mia cugina Elena a Cascia di Reggello. Evidentemente siamo nell'estate del 43, perché nell'estate del 44 le cose erano completamente diverse. Siamo vestiti da estate. Arriviamo all'8 settembre del 43. Eugenio è richiamato alle armi. Non è chiaro perché, non è chiaro perché, ma si sa che è stato richiamato, e però non si presenta, naturalmente, come molti altri. Dopo dirò anche altre persone che mi hanno dato questa testimonianza. E cosa fa Eugenio? Eugenio va con i partigiani. Qualcuno mi ha chiesto: quando è che Eugenio va con i partigiani? È chiaro che Eugenio va con i partigiani dopo l'8 settembre, perché prima dell'8 settembre l'Italia era alleata della Germania, non poteva esserci, cioè se c'era una resistenza erano dei traditori di quella che era la situazione ufficiale dell'Italia. Quindi io non so esattamente quando Eugenio va a essere partigiano. Eugenio va a essere partigiano perché non poteva stare con noi a Cascia di Reggello come uomo, e quindi va con i partigiani dopo il settembre del 43. E io ho voluto portare, anche questo è un rarissimo documento, la sua carta di identità, la sua carta di identità, che vedete è in inglese e in italiano. E porta il numero 2, perché Eugenio è il vice comandante della, a volte viene chiamata divisione, a volte viene chiamata brigata, Pio Borri, il numero 2 in questa tessera di riconoscimento. In inglese perché Eugenio, e lo sentiremo dalla testimonianza di un compagno di Eugenio, l'avvocato Luigi Valentini, Gigi, ci ha dato a noi lo scorso luglio. Io non so se riuscirei, ma fai vedere per favore. Tullio, scusa, il nonno Alberto era già morto. Il nonno Alberto è morto a Cascia di Reggello alla fine del 43. Dunque, questa è una testimonianza di Gigi Valentini. Io qui non so se riusciremo a vedere il filmato, la voce la sentiamo. State attenti a quello che dice Gigi Valentini su Eugenio. Forza. No? Eccola, non si vede il filmato, ma si sente la voce. Quando così c'è, dopo che ero cadato in una parte.
avevamo visto di essere un campo di concentramento a Marsala e anche la strada campo a e tutti i paesi che facevano raccogliere un po' particolare di animali tagliavano il fronte verso qualcosa, perché avevo saputo che Ora riepilogherò questa testimonianza di Gigi Valenti. Gigi cosa dice? Dice che lui, Eugenio l'ha conosciuto bene perché sono stati insieme, lui dice 2 anni, ma non sono 2 anni, sono stati, è stato l'inverno del 43-44, che sono stati in montagna nelle Alpi di Catenaia, che hanno avuto dei lanci, cioè dei lanci di armi, che hanno messo su un campo di concentramento per prigionieri tedeschi, questo è molto importante, che hanno messo un campo, hanno catturato dei soldati tedeschi, sono loro prigionieri. Dice che Eugenio sapeva che la moglie e i figlioli erano stati catturati, dice che pensava che fossero stati deportati a Mauthausen, dopo lo correggerò. Dice che per quanto lui sa Eugenio non ha mai sparato a nessuno e questo è molto importante perché noi sappiamo che una parte dei partigiani voleva farsi giustizia e uccidere questi prigionieri. E ancora cosa dice Gigi Valentini? È importante sentire la testimonianza anche se non avete capito tutte le parole. Lui dice che loro hanno saputo che gli inglesi erano arrivati al suolo di Cortona e quindi preso i prigionieri e lui con Eugenio e poi lo diremo con Angelo Recapite, un altro partigiano, hanno portato questo gruppo di prigionieri tedeschi a Cortona e li hanno consegnati al comando alleato. Dopodiché loro erano liberi. Cosa è successo? È successo che il comando alleato per la liberazione di Arezzo, come tu dicevi prima, ha voluto mettersi in contatto, Eugenio e Gigi Valentini erano ufficiali di collegamento, l'ha detto Gigi Valentini, ha voluto mettersi in contatto con i partigiani per essere d'accordo per la liberazione di Arezzo che doveva avvenire il 14 luglio del 44. Allora hanno richiesto, da memorie familiari, sembra che sia stato addirittura il generale Clark, americano, ha richiesto 2 volontari perché passassero di nuovo il fronte e si collegassero con i partigiani. Questi 2 volontari sono Eugenio e Angelo Recapito. Passano il fronte, si ricollegano con i partigiani al Mulin dei Falchi, dove era rifugiata gran parte della popolazione anche di Arezzo e del circondario. Dobbiamo anche rendersi conto che strada hanno fatto sia all'andata sia al ritorno. Hanno fatto la strada delle montagne, quindi sono arrivati stanchissimi. Nella notte tra il 13 e il 14 luglio del 44 c'è stata un'azione, come te hai prima accennato, dei tedeschi. Hanno preso tutto questo gruppo che era a Mulin dei Falchi, hanno cercato i partigiani, li hanno individuati e durante la strada da Mulin dei Falchi a San Polo hanno ammazzato tutta una serie di persone, compreso una donna con un bambino e qualcuno, noi abbiamo intervistato, ci sono dei sopravvissuti. Hanno addirittura anche ammazzato un cane perché erano, non si può dire delle bestie, hanno fatto, durante il percorso hanno ammazzato tutti quelli che incontravano. Sono arrivati a San Polo, hanno portato quelli che pensavano fossero i partigiani nella villa del Mancini, lì nella cantina sono stati torturati,
sono stati picchiati. La descrizione delle torture, io ve la risparmio, è spaventosa. E poi hanno portato i partigiani, essenzialmente dovevano essere tre, Eugenio, Angelo Recapito e un altro, e un gruppo di cittadini, di civili, alla villa accanto, che è la villa dei Gigliosi, e hanno incominciato anche a discutere i tedeschi su cosa fare. Dopodiché hanno fatto scavare la fossa, li hanno seppelliti vivi e per nascondere i loro crimini li hanno riempiti di dinamite. I morti a San Polo sono 48, i morti durante tutta la strage sono un'ottantina, il numero non è chiaro. Gli inglesi arrivano due giorni dopo e c'è un documentario dell'Imperial War Museum che descrive il sotterramento dei corpi delle vittime di San Polo e anche un referto medico in cui dice che alcuni sono morti di soffocamento, dimostrazione che sono stati sepolti vivi. C'è una terribile canzone, Le foglie rosse, di Luca Lanzi, che dice che le foglie sono rosse di sangue. Questa è la strage di San Polo. Adesso dobbiamo fare un passo indietro e ricordare cosa è successo alla famiglia di Eugenio, che era a Cascia di Reggello, e a noi. Nel febbraio del 44, noi eravamo a Cascia di Reggello, un sabato sera è venuto il maresciallo dei carabinieri, e io so come si chiama e so chi era, lo so solo da poco. È venuto e ci ha detto che aveva avuto l'ordine di arrestarci. Però ha detto domani è domenica, io non vengo, non lavoro domenica, vengo lunedì mattina. Allora la mia mamma e il mio babbo hanno deciso di scappare. Hanno fatto pressione anche sulla zia Lina perché venisse con noi. La zia Lina era incinta perché Eugenio, che continuava trovarci, pur essendo partigiano, in una di queste sue visite evidentemente la zia era rimasta incinta. Poi aveva tre bambini, qui Albertino, nato nel 42, cioè aveva meno, nel luglio del 42 aveva meno di 2 anni. Quindi la zia Lina è rimasta lì. Noi siamo scappati la notte, siamo nel febbraio, era un inverno molto rigido, io mi ricordo che l'ho scritto nel libretto, che la vasca del giardino gelò, siamo scappati da Cascia, siamo arrivati, non mi ricordo se a Figline o all'Incisa, a piedi, poi insomma questa è un'altra storia, la mia storia non ha interesse. E adesso la prossima testimonianza è la testimonianza di Gigi Monechi. Gigi Monechi aveva a quell'epoca 14 anni e è stato testimone di quando sono venuti a prendere i miei cugini e la zia Lina. I carabinieri sono venuti a prendere i carabinieri. Metti la voce, solo sentiamo cosa dice Gigi Monechi, forse si sente un po' meglio. Vai. Mi dispiace che non si può vedere il film. Si sente la voce o non si sente? E dei miei cugini se ne ricorda? E lei, io mi ricordo in lontananza, erano cugini che venivano a prendere con la nostra. Sì. E io ero presente. Allora ce l'avevamo.
mi ricordo se le ragazze ci vengono a prendere e si vende a bere, insomma, se ragazzi si sono invece. E mi ricordo sì, c'era delle signore di Asciadombo, di Castale, Zerella, di Nintanella, di Giunti, e poi altri si portavano dei nomi, insomma, della roba che cosa si prende. Ecco. Dunque, questo è un punto che io voglio che sia molto chiaro. Sono venuti i miei cugini alla Zialina, sono venuti a prenderli a Cascia di Reggello e dice Gigi Monechi che lui se lo ricorda, perché lui, come tutti i ragazzi, è andato a vedere quando sono andati a prenderli. E dice che le signore lì del circondario gli portarono dei doni, evidentemente gli hanno portato dei cibi, in quanto questa famiglia della donna, della Zialina incinta e dei tre ragazzi andavano verso l'ignoto. Te mi hai chiesto chi sono venuti a prenderlo, la testimonianza di Gigi Monechi è completa, sono venuti a prenderlo con una macchina di piazza perché i carabinieri a quell'epoca non c'avevano mezzi e li hanno portati alle murate a Firenze. Sono stati per mesi alle murate, in quanto cercavano i fascisti e i nazisti di estrarre da loro delle informazioni su Eugenio. Da testimonianze familiari noi anche sappiamo che Eugenio e i suoi amici cercarono di liberare, evidentemente era impossibile, perché Firenze era controllata non solo dai tedeschi, ma dalle famose infami bande fasciste fiorentine. Da Firenze furono portati poi a Fossoli e col transporter del 16 maggio a Auschwitz. 44. Fai vedere 44. Ecco qua. Questa è una fotocopia della pagina della transport list tedesca. Vedete che è scritto in tedesco, ad esempio, la zia Carolina, eccola qua la zia Carolina, nata a Vendiglio, in tedesco, è nata a Venezia. Alberto, però la data errata, è nato il 17 giugno del 1942, no? Elena, numero 49, nata nel 37, e Renzo, nato alla fine del 38. Questa è la fotocopia della transport list che li ha portati a Auschwitz. La prossima, per favore. La prossima è questa qui, è un documento molto importante, perché è un documento firmato da Ciro Rossetti, che era il comandante della divisione partigiana, della divisione Piovorri, e dichiarazione circa Eugenio Calò. La leggo tutta. A richiesta della famiglia interessata si dichiara quanto segue. Il volontario Calò Eugenio prestava servizio effettivo presso il comando del secondo battaglione della 23esima brigata garibaldina. In data 2 luglio 1944 il suddetto reparto attuava lo scavalcamento del fronte, prendendo contatto con i reparti avanzati alleati nella zona di Cortona, come dice giustamente Gigi Valentino. In detta località, il comandante del locale ufficio FSS, c'erano le forze di collegamento, capitano Fornelli, richiedeva l'assegnazione di due elementi patrioti disposti a attraversare le linee del fronte onde trasmettere un messaggio al comando della brigata operante sulle retrovie nemiche. Il Calò si offrì volontario per l'attuazione di tale difficile compito. Il 13 dello stesso mese egli trovavasi presso il comando brigata in territorio nemico dopo aver assolto il compito affidato. Quando l'operazione effettuata da un reparto di SS tedesche veniva catturato e successivamente ucciso in località San Polo nei pressi di Arezzo. Per tale azione del suddetto volontario Calò operato in collaborazione e in ordine con un comando alleato per il sacrificio scientemente accettato nell'assolvere sì delicata missione, oltre
che per la instancabile e coraggiosa attività svolta durante il periodo clandestino, questo comando ha già inoltrato domanda per il ricompenso al valore militare alle superiori autorità militari competenti. È firmata da Ciro Rossetti. Ciro, cosa vuol dire? Non ho finito la storia della Zialina, sicuramente, ma non ho finito nemmeno. È importante questo documento firmato da Ciro Rossetti, come la tessera di partigiano firmata da Ciro Rossetti. La prossima, per favore. Qui ho solo portato una foto per far vedere un gruppo di prigionieri tedeschi che erano stati catturati dai partigiani. Avanti. Questa è la foto di Eugenio dopo che è stata scavata, sono stati seppelliti. Eugenio ci dice, non l'abbiamo sentito, Gigi Valentini, lui l'ha riconosciuto perché portava le bretelle. I tedeschi hanno impedito che ai martiri, quindi la prossima, fosse data sepoltura. Infatti il seppellimento delle vittime di San Polo avviene 2 giorni dopo. Questo è documentato in tutti i libri che parlano del periodo della guerra a Arezzo. Questa è una foto che ci mostra il parroco. Il documentario si trova sull'internet, sulla strage di San Polo, documentario fatto dall'Imperial War Museum, si può anche ottenere un DVD. È terribile, è terribile. I tedeschi avevano impedito che alle vittime fosse data sepoltura perché avevano detto sono morti in modo disonorevole, quando arriveranno gli inglesi saranno seppelliti. Arezzo è stata liberata 2 giorni dopo. La prossima. A Eugenio è stata data la medaglia d'oro al valor militare. Eccola qui, io ce l'ho a casa mia. La prossima. E questo è il certificato, diciamo così, brevetto della medaglia d'oro. Non lo leggo perché non è interessante. La storia l'abbiamo già capita. L'unica cosa interessante è che è firmata da De Gasperi. Si riconosce benissimo la firma di De Gasperi. La prossima. Io ho voluto in questa mia storia ricordare anche tutte le parti delle vittime degli alleati. Questo è il cimitero a Indicatori. La prossima. Il nome di Eugenio è ricordato alla lapide degli ebrei deportati e uccisi accanto al Tempio di Firenze, lì dove c'è scritto partigiani saliti, il primo è Eugenio Calò, tra i Calò ci sono tutti i miei cugini, la zia Lina, e all'estrema sinistra in alto questo è il mio papà. Grazie. Non l'ho detta, è vero. Villa del Chiavo, dove sarà? La fine della storia della zia Lina. Villa del Chiavo, insomma, questa zia Lina fu mandata con il trasporto da Fossoli a Auschwitz. Era stata interessata, era incinta, ha partorito nel trasporto. Il suo quarto figlio di Eugenia, è stato offerto di scendere per partorire, lasciare i bambini. Lei non ha voluto lasciare i bambini e all'arrivo a Auschwitz sono stati il giorno stesso uccisi. Non so, non c'è preso, lo
ringraziando, io sono sorella di Patricia della morte di Giulio, e volevo comunque dare un'indicazione forse agli organizzatori di questa giornata molto interessante e di documentazione su quello che si è svolto qui. La parte più che forse sarebbe stata più toccante, meno cerimoniale, meno importante dal punto di vista storico, anche se io non credo, per i ragazzi è proprio questa della testimonianza diretta. Lo dico anche da amministratore, perché anche per noi, io faccio parte dell'amministrazione comunale di Monza, facciamo di solito queste cerimonie di commemorazione, e la parte che colpisce di più i giovani è la parte della testimonianza. Quindi se vi capiterà un'altra volta, mettete la testimonianza all'inizio e la parte storica di seguito. Scusatemi se ve l'ho detto, ma secondo me è molto importante. No, penso che noi abbiamo sentito, diciamo, queste storie diverse, ci pensiamo, nel pomeriggio forse possiamo scambiarci qualche altra idea, no? Non è che dobbiamo parlare, no? Abbiamo bisogno di destabilizzare. Forse adesso possiamo mettere una cosa. Certo. E poi con calma se possiamo. Scusate un attimo, prima che andate a mangiare, vuoi dare una comunicazione di servizio. Vi dico il buffet, per ciascuno di voi potete ritirare, penso si faccia, un DVD con tutti gli interventi di stamani, questo compreso, che potete prendere passando di qui come. Saluto intanto, si sente? Ora forse sì. Grazie del suggerimento. Intanto saluto i presenti, coloro che in qualche modo hanno contribuito a questo cammino che si conclude oggi, questi tre giorni dedicata alla giornata della memoria. Innanzitutto il sindaco di Cinterna Massimiliano Vindalini, Edi Bacci, responsabile per quello che fa le comuni civiltà e l'organizzazione dell'evento, e professor Paggi, che ovviamente per coloro che hanno partecipato alla prima giornata di Dario Vietto conoscono come direttore del centro dell'Associazione per la Storia della Memoria della Repubblica. Stamane abbiamo diversi interventi che vogliono così focalizzare quello che riguarda la nostra storia, la presenza ebraica di Monte San Savino. Quindi, come avete visto già, siamo qui con il professor Salvadori alla sinistra, la professoressa Viterbo alla destra e il nostro archivista, nonché in qualche modo studioso, esperto di tutta la storia della comunità ebraica, il dottor Giulietti. Gli interventi, come dicevo, sono divisi in due parti, una mattinata. Nella prima parte parleremo del programma, quindi dei fatti proprio del 1799, e poi nella seconda parte con l'architetto Bianconcini e l'architetto Funaro affronteremo quelli che sono dal punto di vista anche così storico i luoghi così significativi che abbiamo qui nel nostro territorio, ovvero sia il ghetto, l'ex sinagoga e il cimitero ebraico. Questi tre giorni, come dicevo in inizio, si conclude qui a Monte San Savino perché abbiamo ovviamente voluto legare il filo conduttore di questa commemorazione, è stato di individuare quattro momenti importanti nella storia delle nostre comunità che ci hanno interessato. E il titolo dell'iniziativa, diciamo, Comunità Ebraica e Toscana in tempi di crisi, ha voluto individuare in qualche modo, nei momenti di passaggio, l'accanirsi verso
ebraica, il popolo ebraico, e quasi come a significare, a scandire i tempi della storia, no? Quindi questo momento, per quello che ci riguarda, la nostra civilissima Toscana ha voluto, come dire, ha dovuto purtroppo ricordare dei momenti così drammatici. 1799, per quello che ci riguarda, cioè i morti di Viva Maria, che in qualche modo espulsero la comunità ebraica di Monte San Savino, addirittura inseguendola, diciamo, assieme. Poi altri momenti che sono stati ricordati in questi giorni riguardano nel 1934 l'insediamento a Castellina in Chianti di una scuola di addestramento agricolo per giovani sionisti in fuga dall'Europa centro-orientale in transito verso la Palestina. Nel 1942 la deportazione a Oliveto di ebrei libici e la loro reclusione in un campo di concentramento. E nel 1944 la morte di Eugenio Calò, ebreo pisano, caduto nella strage nazifascista di San Polo del 14 luglio 1944. Venerdì abbiamo avuto una testimonianza forte con la presenza del cugino Giulio Sonnino, nipote, la sequenza, diciamo, anche della ricostruzione della famiglia, forse anche dall'emozione stessa che abbiamo vissuto, è stato forte. E quindi sicuramente, ecco, il percorso ha una sua logica, e quindi oggi siamo qui a recuperare, per quello che ci riguarda, la memoria, perché proprio di memoria, appunto, il giorno della memoria si tratta, quindi la memoria della nostra storia. Io mi fermerei qua e passerei immediatamente per recuperare i tempi. Ho ricordato prima che probabilmente anche i relatori chiedono sforzo per stare, diciamo, possibilmente nei tempi assegnati, perché ovviamente poi vogliamo concludere tutta la giornata dopo il buffet presso il Palazzo dei Monti con la visita del cimitero ebraico. Quindi la visita del cimitero ebraico, ovviamente, essendo anche un luogo poco distante, ma insomma bisogno della luce perché si possa vedere, quindi ci auguriamo anche di rispettare i tempi. Comincerei la mattinata, non so se ho dimenticato qualcuno, poi comunque avremo modo di ritornarci con la professoressa Leonella Viterbo, che tra l'altro è autrice proprio di un articolo 1799 Forum in Toscana, e quindi su questo credo che ci porterà quei racconti di cui abbiamo appunto bisogno, e siamo qui proprio desiderosi di conoscere e approfondire. Grazie. Allora, per no, un fatto tecnico, sì, mi stanno facendo i segni, siccome questa mattinata, così come quelle di Viglio Levento, sono riprese per la produzione dalla comunità montana del Casentino di un DVD, e quindi per questioni, diciamo, logistiche mi sposto e faccio accomodare al mio posto la professoressa. Buongiorno, vi ringrazio di essere accorsi così numerosi a questa manifestazione. Penso anche da parte della comunità ebraica di Firenze, che in un certo modo rappresento, essendo ufficialmente nel manifesto della giornata. Per me è quasi emozionante tornare su questo argomento che ho studiato 20 anni fa, perché è stato pubblicato nell'87, quindi 20 anni fa proprio ci stavo lavorando. È stata una delle mie prime ricerche nell'archivio Firenze, dove mi sono occupata dopo essere andata in pensione, e devo dire che fui molto emozionata ritrovando queste due carte. Prima perché erano quasi tutte, a parte delle minute, delle lettere inviate, scritte niente meno che dal bisnonno della mia bisnonna, Cesare Lampronti, una figura che è nominata spessissimo nella corrispondenza intercorsa tra Firenze e Monte San Sevinesi, in quanto ricopriva la carica di cancelliere della comunità, che vuol dire non il segretario, ma quello che la dirigeva con nomina voluta e scelta dal Gran Duca. Cesare Lampronti, cui nonno era il grandissimo rabbino di
pensate, da Pronti di Ferrara, di famiglia di Salonicco, venuta in Italia da più di un secolo. Era medico, circoncisore, grande banchiere, però trovava sempre il tempo di occuparsi della comunità. Ora tutto il territorio di Arezzo è sotto il controllo della comunità di Firenze, ma prima Monte San Savino era una comunità indipendente. Solamente rispetto a quella di Firenze, che già raggiungeva più di quasi mille persone, era un momento di crescita, naturalmente era molto piccola e quindi non avevano i mezzi per essere completamente autonomi. E quando si sono trovati nella distretta, come dicevano allora, si rivolgevano a Firenze. La situazione non era rosea già proprio 20 anni prima, nel 1796, quando arrivarono i primi francesi, già si sentì che in questa valle c'era molto amore ancora per la casa asburgica, no, rappresentata dai Lorena, soprattutto anche per l'atteggiamento non tanto gentile, non tanto ossequioso verso la chiesa da parte anche dei francesi, dei giacobini, eccetera. La popolazione ebraica rimase sempre sulla posizione molto prudente in Toscana, prima perché i Lorena erano stati veramente favorevoli all'inserimento della nazione, come si diceva allora, ebraica nel contesto cittadino. Secondo, perché per abitudine, dopo tutte le persecuzioni subite, tutti i cambiamenti venivano accettati con grande cautela. Questo avrei voluto proiettarlo, ma poi posso farvelo girare, è un volantino che girava, che era attaccato per le mura di Monte San Savino, il cui testo è veramente molto amaro. E questo che mi ha proprio impressionato, come già allora, già nel volantinaggio, fare una cosa moderna, no? Ebrei maligni e maledetti, voi che siete traditori delle armi imperiali, e avete preso l'arma dei francesi, guai a voi se non prestate soccorso agli aretini quando verranno a Firenze. Ci accorderemo tutti a saccheggiarvi e poi mandarvi fuori di Firenze spersi. Viva, viva l'imperatore, viva gli aretini. Era già un annuncio di sciagure, ovviamente. Salomone Lambroni, Salomone Fiorentino, che era uno dei maggiorenni, no, dei maggiorenti della comunità di Monte San Savino, e che già sapeva scrivere molto bene in quell'epoca, ovviamente, rispetto ad altri, anche con tutto, con grande sollecitudine, si rivolge allora alla comunità di Firenze. Quindi siamo già parecchio tempo prima, no? Di quanto poi noi ci fermeremo a esaminare. Questa è la sua lettera, che potrei ritirare se volete, ma vi accenderò un pochino. Salomone Fiorentino. Considera che la comunità di Firenze, tutti quanti, le locali autorità di Monte San Savino, non hanno preso abbastanza a cuore la situazione di Monte San Savino. L'editto del sovrano, che persuade distintamente tutti i sudditi a pensare alla propria difesa, ha destato la barbara idea di guardare la nostra innocente nazione come il loro nemici. Se dovete difendervi, allora siete nostri. Questo invito da parte del Gianluca ha forse peggiorato la situazione. Una falsa voce sparsa in tutta la Val di Chiana che siano state trovate delle armi in Livorno in casa di nazionali, tra i membri della nazione ebraica, la qual voce può derivare da qualche pezzo dopo l'agnotore diretto alla spettacolo, ha preso di fronte l'animo di cattivo in quello di grossolani contadini, che senza riflettere al probabile, al non probabile, a ciò che può essere vero o falso, pieni di maltalento, ci minacciano dentro i paesi e fuori della campagna della vita e delle sostanze. È da immaginarsi in quale costernazione si ritrova in questa parte la nostra povera e angustiata nazione. Un troppo ben fondato timore ci trattiene il giro degli affari e inchioda la mercanzia nei fondati e l'esigenza nei libri. Bisogna pensare che il mestiere più comune, l'ho visto non tanto a Firenze, ma
esaminando il censimento di Siena anche di 50 anni dopo, era quello dei merciai, dei venditori ambulanti. Partivano dalla loro sede e si spostavano in tutta la Val di Chiana, Cortona, anche nel Grossetano, da Siena, insomma da tutte le parti. E poter viaggiare tranquilli era veramente una cosa per loro pericolosissima. Infatti continua Salomone. È da immaginarsi in quale costernazione si ritrova in questa parte la nostra povera angustiata nazione. Un troppo vecchio, scusate, avrei letto una frase. Nuno si cimenta a transitare da un luogo all'altro, perché a ogni passo è pronto un pericolo, o almeno una minaccia. Il successo, sicuramente è accaduto, ma è il successo veramente, si direbbe, oggigiorno ha cambiato valore la parola. Che incontrarono, grazie a Dio, Passigli e Abramo Orvieto, pochi giorni sono, e l'andare a Castelfiorentino lo prova abbastanza. 2 miglia distante da detto luogo, furono da un villano che aveva il seguito di altri 10 suoi simili, furono, dico, maltrattati, bastonati e gettati in un fosso. Non si trovò pur uno che in aperta campagna contestasse un sicurello affronto, e gli aggressori restarono impuniti. La nostra situazione è dunque delle più compassionevoli. Abbiamo portato i nostri lamenti al prudente, al savio ministro di questa terra. Egli ci ha ascoltato, e ha trovato giusti e giusti anche confermati dal suo proprio orecchio. E d'altronde, ma siccome non è autorizzato a certi passi che richiederebbero tante emergenze fin qui, non ha potuto ripararli. Perciò il ministro sarà attualmente il capo qui della piccola comunità locale. Perciò scongiuriamo i nostri fratelli di Firenze che per quella che naturale assistenza che dobbiamo l'un l'altro facciano presenti le nostre lacrime, i nostri pericoli all'ottimo nostro sovrano e buon governo. Poi continuava con le solite frasi. Evidentemente Salomone Fiorentino è una persona di intelligenza veramente superiore che già prevedeva che da un attacco in campagna a 2 sprovveduti che andavano a prendere la mercanzia, che potevano essere anche vittime di un ladro normale, stava succedendo qualcosa che turbava l'armonia che regnava prima di queste campagne. Lui infatti lascerà ben presto Monte San Savino e verrà a Firenze. Ma la situazione per quelli più poveri che hanno meno mezzi non è tanto semplice. E Firenze non si muove, assolutamente. Tanto meno Siena che è molto più povera. E così intanto si arriva alla partenza di Napoleone per l'Egitto, la situazione poi illustrerà meglio il professor Salvatore, peggiora enormemente in Toscana, gli Aretini prendono forza, occupano, tentano di occupare anche Firenze, ci riescono a un certo punto. Scappa il Granduca, è il caos, veramente il caos. Fino adesso c'è una piccola comunità. Sembrerebbe il posto più pericoloso, ma c'è anche il governo di Villa Maria. E quindi non vogliono proprio, insomma, entrare in una mischia cruenta, si può dire, insomma, come hanno fatto purtroppo in altri posti. Tipo l'Italia in prigione, anche lasciano stare le donne, i bambini, si mettono in capo in prigione. Dai primi di maggio, dal 6 al 7 maggio, Manuel Passigli, Angelo Terni, Vitale Passigli, Zaccheria Passigli, Zaccheria Castelli, Vitale Passigli, Graziello Passigli, Angelo Viterbo, Daniel Laudon, Bosciavan Sarmonico, Abramo Passigli, Saba Tusilli, Salvatore Passigli, Leone Passigli, David Passigli. Evidentemente le famiglie che abitavano in Arezzo erano così Passigli, più qualche passaggio con il Sarmonico e Tusilli che erano di Monte San Savino, ovviamente tenuti a Arezzo per il loro anche i Passigli forse. Di Castello non c'erano. Erano ancora a Monte San Savino. Questi staranno in prigione 3 mesi, forse più, ma perlomeno sono tranquilli, sono salvaguardati e poi saranno liberati. Quelli che hanno veramente paura sono gli altri. Infatti, poco dopo aver fatto questo, arrivano in Villa Maria, come sappiamo, a Monte San Savino, assaltano le case, rubano tutto quello che possono prendere, incendiano la sinagoga, insomma, creano uno stato di grande paura e la gente allora scappa. Però ancora non siamo al peggio, perché andare a Firenze, andare a Siena, per loro si abbandona la roba, si abbandona le case, ma non si arriva a un povero. Guardate che quando io parlo che c'è stato un povero, cioè si arriva
ammazzare gli ebrei solo per essere ebrei in Italia, la gente si sorprende, ma non solo al di fuori della comunità, anche dentro la comunità, perché sono avvenimenti che sono rimasti attraverso il XIX secolo abbastanza nascosti. Per amor di pace, non si è mai pubblicato troppo, non si è mai parlato troppo, non si è mai pensato di quello che è successo a Siena in quei giorni. A Firenze non è successo. A Firenze c'erano pronti che cercavano in tutti i modi di parare la cosa. Firenze aveva le possibilità di pagare. Firenze manda l'avvocato Guadagni a Arezzo per cercare di intervenire per Monte San Savino. Ma compra scarpe, compra bandiere, compra sciabole, tutto quello che richiedono in Viva Maria. C'è un elenco, una cartella piena di fatture, che ne ho portata una, rilasciate dai comandanti, questa è una delle fatture, firmata dal psichiatra Antonio Villa Raffaele, che è il massaro capo della comunità, cioè il presidente più importante, un banchiere romano ormai trasferito sì da una generazione a Firenze. E danno soldi, quello che possano, quello che, ma anche appunto oggetti. Addirittura ci sono delle fatture di orologi, di monili, comprati da Guglielmi, da altre gioiellerie fiorentine, per abolire. E i comandanti venivano a Arezzo, questo avvocato Guadagni, mi avrà anche guadagnato, credo, non se l'ha fatto per pagare, perché erano missioni molto delicate, no? Perché era corrompere questa gente, che era corrotta forse di sé, entro di sé, certo, perché sennò non avrebbe cambiato idea se riceveva una donazione, ma insomma era quello che tentavano di fare. E questo, mentre cercavo, mi faceva pensare con orrore all'episodio molto più recente dell'oro di Roma. Quando i nazisti dissero portate l'oro, sarete salvi. E gli ebrei ci credevano, perché così avveniva nei secoli passati, così in fondo era avvenuto a Arezzo. Quelli stavano in prigione, ma le famiglie stavano tranquille. A Monte San Savino era andato peggio, ma insomma non c'era stato un incidio. Anzi, poi dopo verrà contrattato anche una dilazione all'esodo che viene imposto, sempre attraverso questi rapporti pecuniari che porteranno conseguenze poi per l'amministrazione della comunità di Firenze, un inciso, quando tutto sarà terminato, sembra calmo purtroppo, però c'è stato, Cesare Lambrondi e Raffaele partono e tentano di andare a Vienna a parlare all'imperatore per riavere una parte del sogno, perché altrimenti la comunità non sa come andare avanti. E cioè, non sappiamo la fine di questa avventura, ma io ho ritrovato tutte le minute del discorso da fare al sovrano. Ho dato quello, un viaggio di 2 mesi, insomma, poi sbloccato, non sappiamo nulla, ma sarebbe molto interessante trovare le tappe di questo viaggio, andare a Vienna, ricostruire cosa è successo, se c'è stato questo colloquio. Ma torniamo a noi. A Monte San Savino sono venuti, hanno danneggiato, hanno distrutto, la gente si è andata terribilmente e dice per qualche tempo andiamoci, cerchiamo di respirare un'aria più tranquilla. Quelli che vanno a Firenze sono salvi. Sono salvi, mentre la tragedia si compie a Siena. Il gruppo di Siena praticamente non è che venga inseguito da Viva Maria, ma viene raggiunto. Mentre loro si credono in salvo a Siena, arrivano in Viva Maria non per andare contro gli ebrei, ma con il fine di liberare Siena dai francesi che ancora sono asserragliati nella fortezza. Quando però arrivano lì, quando si rendono conto, a pochi passi dalla piazza del campo c'è il ghetto, che nel ghetto ci sono i Monte San Sevinesi che sono sfuggiti a loro, io penso sia stato un raptus, non si può quasi giustificarlo in altro modo, ma un attacco di follia. Compieranno delle cose di una barbaria veramente repellente. Entrano perfino dentro la sinagoga. La sinagoga si trova alle spalle del palazzo di città, proprio dietro. Ancora gli sportelli dorati dell'armadio che contiene i rotoli della legge, quello si chiama la Roma Codice, l'armadio santo, ci
mostrando i segni delle armi usate da Viva Maria per aprirlo. E più che dalle mie parole vorrei leggervi un racconto di un testimone oculare che ho ritrovato proprio pensando a questa riunione di oggi sul consiglio di Sant'Antonio Salvatore. Sono andata nell'archivio di Siena, un archivio ancora direi inesplorato, molto piccolo, che si trova in due armadi nel matroneo del tempo, e lì guardando, perché non c'è naturalmente nessun sistema informatico altro per ritrovare, così sfogliandoli ho ritrovato una relazione molto posteriore, del 1841, quando fu fatto il grande censimento di tutta la popolazione del Granducato. Io cercavo anche quella, e quindi per puro caso, perché ho ritrovato questo foglio. Questo foglio che è scritto, si vede dalla grafia, dallo stesso segretario cancelliere della comunità. Che aveva, il quale aveva assistito ventenne e con grande capacità, diciamo, ricorda tutto dettagliatamente e lo trascrive per noi, per i posti, per la tutti che riusciranno a ritrovare. Sono dei fogli che non si fotocopie malissimo, con molte correzioni e tutto trascrive gli avvenimenti, ma con una tale senso del racconto vivo che ci si partecipa, insomma, anche noi. Si chiamava Cesare Volpi, e soprattutto Cesare Volpi. Era famiglia Biese, com'è? Il microfono. Microfono, non sono abituata a parlare con me. Qualche particolare sul racconto di voi. Sì, ve lo leggo, ma ve lo leggo tutto perché non si può riassumere, solamente metterò via via i nomi, diciamo, invece che metterli in fondo al momento giusto per non ripetermi e usare troppo della vostra pazienza. Il 28 del mese di giugno dell'anno 1799 fu un giorno di pianto e di lutto per la nazione israelitica, per la nazione israelitica di Siena. Entrarono in questo giorno in detta città i briganti, che così appellare si possano, per essere una masnada senza disciplina, senza armi regolari, senza legittimi e capaci condottieri, e poiché infine da vari briganti si comportarono allo scopo di liberare la nominata città dalle truppe francesi. Molti di essi, perdendo di vista la citata loro missione, riuniti alla prevaglia senese, con le grida dell'esclamazione Viva Maria, si inoltrarono nel recinto di detta nazione, entrarono nel tempio medesimo. Vi ho detto, è dietro Piazza del Campo, quindi non dovevano neanche cercarlo. Colà trovarono quattro individui, ivi rifugiati, per sottrarsi alla popolare furia. Li massacrarono, li portarono a morte dentro un luogo sacro. Quando pensi sa che il luogo sacro dovrebbe dare riparo a chiunque ci entri. Non contenti di ciò, spezzarono con delle accette le belle porte dell'Arca Santa, dove stavano rinchiuse le sacre Bibbie, e queste vennero gettate con disprezzo per terra, svoltate, che sono rovine di pergamena, strascinate, lacerate, calpestate. Gli arredi sacri di valore involati, cioè quelli che hanno sopra la Roma Codice, la parola, la lampada rovesciata e rotta, tutto ispirava a colà un tenero errore, o sembrava la distruzione del Tempio. Ci si può immaginare questo giovane, no, di 20 anni, che entra dopo che è successo tutto questo e trova i corpi di tutti ammazzati, i rovi della legge che prescrive il digiuno quando cadono in mano, straziati, abbandonati, perché non è la sacralità del rovo, è la sacralità di quello che vi è scritto, poi sono scritti a mano. Deve essere stata un'impressione da non cancellare. Vi leggo ora i nomi di questi quattro, che sono tutti di Monte San Savino, che forse proprio per la paura che avevano addosso, hanno pensato che il posto migliore per rifugiarsi, essendoci francesi in città, era la sinagoga. Emanuele Castro, negoziante comodo. Comodo vuol dire che aveva buoni affari, aveva forse un po' l'ingrosso.
di detta terra dell'età degli anni 60 ammogliato, Samuel suo figlio celibe, il fanciullo figlio di Gabriel Godigliani, negoziante di detta terra, e il vecchio settuagenario Aaron Fiorentino, zio paterno del celebre poeta Salomone Fiorentino, oriundo del monte di San Savino. Questi sono quelli ammazzati all'interno della sinagoga. Nel mentre che questo massacro accadeva nel tempio, altri dei suddetti si occupavano di un saccheggio generale nelle case e botteghe degli israeliti, gli orecchini, i vezzi, sbanigli, gioielli, si strappavano dalle orecchie e colle e braccia alle donne con rotture e ferimenti. Le mobilie in pezzi, argenti, ori, biancheria, tutto si portava via, ma sempre con l'intercalare Viva Maria. Ora, questa prima parte è un po' analoga a quello che è successo a Monte San Savino, ma lì continuano a infierire. Si trascinarono ancora dei vecchi settuagenari e donne grondate di sangue nelle pubbliche carceri. Una donna si affacciò al balcone per ricercare la famiglia. Con un colpo di fucile venne uccisa. Era ricca, moglie di Lazzaro Orvieto, una disgraziata perché è tutta classificata dal nostro scrivano indigente, cioè che non ha mezzi per sussistere. Altro povero vecchio, che si occupava di fare la barba, ricevé altro colpo di fucile e ne morì nel suo modestissimo negozio. Si chiamava Salomone Porto. Contemporaneamente, e fuori dal detto recinto, si trucidavano nella pubblica piazza altri quattro israeliti e ancora vivi si bruciavano assieme all'albero della libertà. Questo è un momento più crudente, in piazza del campo, dove tutti si va a gioire per il vero, del centro, avvenuto quello che avveniva nella lontana Polonia, in Russia, in quei modestissimi tremendi posti. Le voci dell'umanità e della religione erano spente. Queste frasi sono la mia cancelliere. Un povero vecchio settuagenario, guardate quanto era una comunità vecchissima, già allora Siena, poi sta sempre avanti così, che poi alla fine si estinguerà qua, ma ce ne sono 60 diversi. Un povero vecchio settuagenario che tornava dal Monte di Pietà per portare gli alimenti alla sua famiglia, si rifugiò nella collegiata di Provenzano. Si chiamava Angelo Redici, quindi questo fa proprio la roba, va dentro una chiesa, viene anche lì inseguito. Il custode della medesima, sebbene religioso e che doveva conoscere il sacro luogo d'asilo a tutti, lo espulse a forza dalla chiesa e nella piazza corrispondente alla medesima venne dal popolo trucidato e bruciato. Una povera donna, non vedendo ritornare suo marito, andò per ricercarlo. E lo ritrovò infatti nell'attuale via delle logge, proprio a fianco al ghetto. Si abbracciarono e in questa posizione venne ucciso. Erano Stella Cohen e Michele Vale. E Vale sono delle poche famiglie deportate dagli SS da Siena, un secolo. Le botteghe fuori dal recinto vennero saccheggiate. Per colmo, a questa catastrofe, il sedicente capitano Karl Schneider, ufficiale austriaco, con l'orologio alla mano, si portò nel recinto israelitico e assegnò 2 ore di tempo per avergli contata la somma di lire 50.000 a modo di imposizione con la combinazione che passato il detto tempo avrebbe messo a fuoco tutto il locale. Questa imposizione venne ridotta a 25.000 da pagarsi entro un giorno. Già le pastelle erano preparate per questo falò del chiesto, vero? Due stradette poi bellissime, una cosa tremenda. Ma fu pagato al suddetto la somma richiesta fra denari e argenti, somministrati dall'individuo della nazione, e così venne revocato l'orribile decreto. Troppo ci vorrebbe a descrivere la desolazione dello stato lacrimevole di tutte le famiglie, chi piangeva i parenti perduti, chi le sostanze, chi ridotta la miseria, senza mezzo di alimentarsi, di potersi azzardare a sortire dal recinto per timore della perdita della vita. Ma questo fu prevenuto dalla saggia israelitica deputazione. A questa dolorosa descrizione non metteremo di fare il giusto elogio. Questo è molto bella, l'ultima parte. A quei cattolici, individui che si sono distinti in vantaggio della citata nazione, in
tale luttuosa circostanza. L'ottimo e venerabile signor Cavaliere Carlo Belanti accolse nel suo palazzo un certo israelita Raffaello Levi. Lo trattò urbanamente per più giorni e si degnò di venire a fisare il suo medesimo a notte avanzata del medesimo giorno, la famiglia che questo credeva perduto. E così liberò il Levi da certa morte. Non venne però quest'atto magnanimo in un'unità praticato da un altro signore, che ci dispensiamo dal nominarlo, perché avendo domandato un certo, un giovane israelita, lungi dall'accoglierlo, lo discacciò con forte minaccia dalla sua abitazione. Anche il buon cittadino Silvio Lanzi, essendosi sedato alquanto il primo tumulto, smosso da un vero zelo di umanità, accorse nel detto recinto e con le sue ottime maniere gli riuscì a salvare degli oggetti involati nel saccheggio e li restituì ai proprietari. Assisté pure il buon Lanzi alla deputazione nei giorni successivi per provvedere ai bisogni degli individui della nazione. Non così fece il citato Schneider, che emanò un ordine che gli oggetti derubati fossero ad essi portati. Dopo averli ricevuti da qualcuno che esaudì le sue veci, se ne partì con questi oggetti e con l'imposizione percetta senza sapere la sua direzione. Erede l'oggi anche un certo Luca Marcetto, pesciaiolo, che anch'esso in questa lacrimevole circostanza fu giovevole con l'andare a insinuare un signor Zondadari, Anton Felice Fili Zondadari, arcivescovo della città, a muoversi perché cessasse il massacro, e le due voci vennero posteriormente accolte. Il Monsignore si portò a ringare. Ci volevo un crescimento. Gloria si dia alla memoria di Sua Maestà e l'ottimo Ferdinando, Granduca di Toscana, che ritornato sul trono, dopo detta epoca, dedizzò la nazione della città di imposizione 25.000 lire per aprire un credito di simile somma sul monte comune di Firenze. Questa narrativa, redatta su fatti veri e reali, denigra le epigrafe che la città di Siena porta in fronte. Cor magis, tibi, Sena, pandi. Penso sia bene chiudere questa relazione che ho bisogno di fare. Passiamo ora alla relazione di Renato Giulietti, il nostro archivista, il dottor Giulietti, che ci presenterà... Un po' più forte, per favore. Sì. Grazie. Si sente? Sì, ora sì. Ha un invito a tutti, a me per primo e agli altri, a avere una voce più, diciamo, elevata. Al dottor Giulietti, presentazione a mostra dei documenti sulla crisi del 1699 con Sanseri. Lui, credo, ci porterà... alcune curiosità, vero? Anche, speriamo, quindi gli passo subito la parola. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Dunque, così mi è stato affidato il compito di mostrare sette la mostra documentaria allestita al piano superiore di questo edificio, che invito tutti a visitare, che è l'esposizione dei visitatori. Mostra che è stata allestita congiuntamente dall'architetto Bianconcini, dall'architetto Funaro e dal sottoscritto, lo farò trattando brevemente, spero, tre punti relativi ad altrettanti momenti di crisi che dovete affrontare la comunità ebraica di Monte San Savino. A questo scopo mi servirò della proiezione di alcuni documenti che sono peraltro inseriti nella mostra documentaria. Quest'ultimo, occorre precisare, contiene documentazione relativa, oltre che al periodo di Maria del 1799, anche della comunità ebraica savinese in generale, per dare modo di conoscerla, tutti, comunità presente in paese, come si sa, dal 1627 al 1799, e poi relativa ancora alla sinagoga e al cimitero. Comincio con la lettura di alcuni passi di un documento 1, per cortesia,
proveniente, come pressoché tutti gli altri che citerò, dall'archivio storico comunale, relativo al periodo dell'esplosione del moto del Viva Maria, per renderne, in questo caso, esplicita la sua valenza non tanto storica o microstorica che si voglia, che è evidente di per sé, trattandosi dell'uccisione di un uomo ebreo, quanto piuttosto prosopografica. Vorrei cioè in questo documento leggere alcune frasi per farne risaltare gli aspetti, diciamo così, interni, descrittivi, lessicali, quelli cioè capaci di raffigurarci non solo una situazione, un oggetto del quotidiano, ma anche di dipingere un'immagine, una figura o addirittura un carattere, un identikit, diremmo oggi noi lettori del XXI secolo. Questo documento, peraltro già citato da qui presente il professor Salvatori, riguarda, come accennato, l'uccisione avvenuta il 23 settembre 1799 di un ebreo di Cortona, ma originario di Monte San Severo, di nome Gabriele Passigli. Ricordo che i Passigli erano coloro che erano il banco di pegni a Monte San Severo, che erano tra le famiglie più ricche della comunità della lezione. Questi erano in viaggio per trasferirsi da Cortona a Siena. Dunque, cosa gli capita? In località Le Lame, presso Badia Alpino, fu aggredito, derubato e ucciso, il suo cadavere fu gettato in un campo. E nel documento qui vediamo la prima carta degli atti del processo. Il Passigli, evidentemente, nel settembre del 1799, quando già la comunità savinese aveva lasciato definitivamente Monte San Savino, era ancora attardato nella città dove viveva, cioè Cortona, ma aveva poi anche lì deciso di trasferirsi con le sue robe a Siena. Ebbe però la cattiva sorte di doversi servire per il suo trasferimento di persone, come riferisce una carta del documento, poco curanti le divine ed umane leggi ed avvezze a vivere delle altre sostanze. A una di queste persone, Antonio di Tognalino, il Passigli si era affidato per essere accompagnato a Siena con la vettura, dice il documento, di detto ebreo e sua roba, il tutto carico sopra due bestie cavalline. Questo Antonio di Tognalino si accordò con un suo complice, Lorenzo Dei, e i due, prima di uccidere il malcapitato Passigli, lo derubarono, anzi, ad essere precisi, lo derubarono sia prima che dopo averlo ucciso. Possiamo conoscere come il poveretto venne trucidato in modo veramente brutale e ciò di cui fu derubato leggendo in una carta degli atti del processo la sentenza emessa il 20 settembre dell'anno 1800, circa un anno dopo, dal vicario Reggio di Monte San Savino, che condannava i due responsabili dell'omicidio. In certo luogo, dice il documento, detto Le Lame, per la strada maestra della Pieve al Toppo, in questo vicariato, a tradimento, il primo e il secondo diretti inquisiti, l'uno l'altro, gli ammenò più colpi nel capo con un bastone di cui erano provvisti, mediante i quali colpi, avendogli fratto il cranio, cadde semivivo in terra. E, non contenti di ciò, passarono in seguito ad ammenargli più coltellate, parimenti nel capo, verisimilmente con uno dei due coltelli in asta ritrovati nel lato dell'accesso, l'accesso sarebbe il sopralluogo. Ed avendogli cagionate diverse ferite interessanti le sostanze del cerebro, il cervello, rimase nell'istante estinto. Antonio di Tognalino e Lorenzo Dei incominciarono a portar via le robe attinenti a detto ebreo, consistenti in una matarassa ripiena di lana, un coltrone, una giubba di camellotto, una sorta di panno, con suoi calzoni color cenerino, oltre a calzoni laceri di camellotto color vinato, un ferraiolo di panno bigio, il ferraiolo e mantello, un paro di bilancini con scatola, sempre le bilancine che servono a pesare le gemme, un cappello di feltro nero appuntato, una tovaglia, 12 lenzuola, una trentina fra asciugamani e tovaglioli, 8 para di calze, 2 reti da capo, 2 pezzuole da naso, un fosciù da collo di mussolino, il fosciù da sciarpa di seta, 2 para di scarpe di vitello, un paro di stivali, 6 camicie, un cappello d'anchina e una tela di nanchino abbastanza pregiata, 16 monete, ora andiamo su cose un pochino più consistenti, da 10 paoli, 2 parrucche, 2 pezzi di incerato nero e verde, un paro di bisacce con dentro una scatola con 3 acini di granati falsi, 6 anelli, 8 zanne di cinghiale, alcune con picciolo d'argento, 3 para d'orecchini di metallo giallo, dei libri e fogli di cui ignoto il contenuto, un paio di fibre da calzoni d'argento, uno sprone di ferro e diversi altri capi di roba, non ben note alla corte. Un bagaglio di tutto rispetto, direi, per quel tempo, che non doveva essere poca cosa in un'epoca in cui un contadino aveva malapena di che vestirsi, mentre il nostro Passigli, che era sicuramente, come detto, persona facoltosa, aveva addirittura la parrucca, anzi, essere precisi, ne aveva 3, una la indossava e due le portava al seguito. E persino scarpe di vitello fine, perché, come dice il documento, pativa di calli.
E poi la descrizione minuziosa dei tessuti e della loro qualità e consistenza sta a dimostrare, credo, il pregio che potevano avere allora capi anche semplici come un coltrone, un paio di calzoni. I due omicidi del Passigli vengono condannati, leggo il testo, nella pena dei pubblici lavori per anni 20 ed entrambi in solidum nei danni e spese a favore degli eredi dell'ucciso e a indennizzare i medesimi eredi. Vengono dunque chiamati di fronte alla corte gli eredi di Gabriele Passigli, fra cui un nipote che così descrive lo zio, facendo un vero e proprio identikit. Detto mio zio, naturalmente doveva avere dei capitali e principalmente mercanzie e denari, siccome anche il suo letto e il suo vestiario. Con avergli anche accennato una scritta di cambio che doveva avere con un canonico di Cortona, insomma di scudi d'argento. È impossibile di poter sapere che roba e assegnamenti avesse potuto avere detto mio zio ucciso, perché questo era un uomo cupo che viveva tutto a sé, senza mai comunicare niente delle sue cose a nessuno. E quando qualche volta si andava a Cortona, qualcuno di noi si andava sempre alla locanda, ma mai da lui, benché in casa stesse solo. E se ci trovavamo insieme, buongiorno, buon anno, non c'erano altre parole. E per quanto fossimo stati nipoti stretti, nonostante tutto, mai confabulavamo insieme. Però sanno benissimo come era vestito il loro zio. Nell'inverno soleva portare ordinariamente una giubba rossolina, cioè colore di castagno chiaro di pelazzo o panno, salvo foderata di bagliettone verde, un tessuto di lana con cui si foderavano i lavori, e con bottoni della stessa roba. Portava spesse volte i calzoni di pelle pavonazza, le calze grigie di lana e scarpe di vitello, fine, perché pativa di calli, ed in capo la sua parrucca con la coda dietro e sopra un cappello di feltro nero appuntato all'antica. Nel tempo d'estate poi portava un vestito di cambellotto degli stesso colori, i soliti calzoni di pelle e calze bianche di refe. E conclude. Era un uomo di giusta statura, né grasso né magro, di viso piuttosto pieno, aveva avuto circa 70 anni, era di faccia moretto, tutto butterato dal baiolo ed un poco curvo di spalle. Ora do qualche dato sulla consistenza della popolazione degli ebrei a Monte San Savino nel 1799 o all'incirca intorno a questa data, nonché sulla loro condizione economica in quel torno di tempo, servendovi innanzitutto di un documento della diocesi di Arezzo del 1799, documento numero 2, e quindi dei registri dell'archivio comunale per il pagamento della tassa del macinato. Il documento della diocesi, come si vede, è lo stato delle anime dell'anno 1799 nella terra del monte. Gli ebrei sono 134, c'è chiaramente scritto, su un totale di 3695 anime, il che sta a significare che gli ebrei erano il 3,6% della popolazione del monte. Per quanto riguarda invece il nostro archivio storico comunale, faremo vedere tre tabelle ricavate dai dati contenuti in altrettanti registri complementari fra loro, relativi, come detto, al pagamento della tassa del macinato da parte degli ebrei savinesi. Ovviamente la tassa del macinato la pagavano sia gli ebrei sia i cristiani, però non interessano gli ebrei. Questi registri si chiamano rispettivamente Boccaiolo, Reparto e Dazzaiolo. In essi appaiono tutti i membri della comunità, cristiani, ebrei, ecclesiastici, eccetera, tenuti a pagare la tassa sul macinato. Nel primo registro, il Boccaiolo, cioè il documento numero 4, per favore, sono descritte tutte le bocche, cioè le singole persone di una famiglia i cui membri sono singolarmente riportati con l'età che hanno. E si fa riferimento ai minori i quali non pagano. A noi evidentemente interessano all'interno di questo registro le famiglie degli ebrei, cosa che è assai facile tra l'altro individuare per un motivo semplicissimo. Le famiglie degli ebrei venivano descritte e conteggiate a parte, in genere con la dicitura nazione ebrea. Documento numero 3. Da questo documento che appartiene ad un'altra serie di archivisti, abbiamo questa dicitura. Torniamo al documento numero 4. I dati delle serie dei boccaioli della tassa di macine possono essere usati come veri e propri stati di famiglia, dicevo, dell'epoca, poiché sono ancora di là da venire, come si sa, con il periodo francese, di appositi registri che introdurranno l'anagrafe in senso moderno. Il registro boccaiolo che vediamo qui fu impostato nel 1795 per riscuotere il 1796. Da esso si evince che gli ebrei sono in tutto 102, raggruppati in 22 fuochi. Alla fine del documento c'è scritto 22 fuochi sono 22 famiglie. Questo è il boccaiolo più vicino all'anno 1799. Sono infatti andati perduti al nostro archivio storico comunale
i boccaioli dal 96 al 98. Abbiamo poi Siquilo del 99 che viene fatto in agosto, ma a quella data, come sappiamo, gli ebrei non sono già più in paese. Quello che possiamo notare è che esiste molto velocemente la famiglia Fiorentino, che è tra le più numerose, 9 persone, poi sono in ordine alfabetico, Modigliani, Orvieto, eccetera, eccetera, i Passigli ci sono, e 10, questi, verso la fine, i Vitali Leone, sono 10 persone. Bene, poi in fondo al documento, c'è scritto Fuochi 22, persone 102. Va bene? Allora, ora velocemente a proposito della utilità di questi boccaioli che si possono utilizzare, diciamo, in vere e proprie strade di famiglia, si può passare ai documenti 5 e 6 che rappresentano la famiglia dei Fiorentino e del rabbino Daniello Terni. Qui siamo nel 1772, è curioso notare, andiamo subito ai Fiorentino, come è presente sia lui, Salomone, il nostro poeta, e sua moglie, che hanno tutte e due 29 anni, quindi erano coetanei. La moglie di Salomone Fiorentino, Laura, che poi morirà precocemente, insomma, e lui scriverà le famose poesie, elegie in suo onore. Ora, per dare un'occhiata al censo invece di ciascuna famiglia, ci rivolgiamo a un reparto, è sempre un registro, sempre della tassa di macine. Spiego velocemente cos'è un reparto. Una volta impostato quel boccaiolo che abbiamo visto prima, che serviva alla ricerca delle persone, queste persone venivano messe a ruolo con accanto al nome la relativa cifra che dovevano pagare. Questo registro era chiamato appunto reparto, e poiché ogni famiglia apparteneva a una determinata classe a seconda delle possibilità economiche che aveva, possiamo conoscere i nomi dei contribuenti ebrei dai più ricchi ai più poveri, divisi in 8 classi. Lo specchietto del documento numero 7, ecco quello specchietto lì in basso, lascia capire che ovviamente tutti, sia cristiani che ebrei, erano divisi in 8 classi. Chi apparteneva alla prima classe pagava 4 lire, chi all'ottava, cioè all'ultima, pagava solo 10 soldi. 20 soldi facevano una lira. Andiamo a vedere subito chi erano i più ricchi, cioè chi degli tra gli ebrei, cioè chi apparteneva alla prima classe. Non a caso vediamo che alla prima classe sono i Passigli, infatti c'è Mosè e Davide Passigli. Classe prima, bocche 3, 12 lire da pagare, 4 per 3, 12, paga 4 lire. Non so se sono chiedendo abbastanza lire. Poi infine, dopo il registro del reparto, c'era il Dazzaiolo, che era l'ultimo registro dei tre, documento numero 8, nel quale si segnavano accanto al nome di ciascun capofamiglia gli importi da questo effettivamente versati. Fortunatamente abbiamo il Dazzaiolo proprio dell'anno 1799, e per quanto concerne gli ebrei risultano pagamenti effettuati fra aprile e luglio di quell'anno, alcuni effettuati per l'intero importo, altri per una sola rata. Per la precisione risultano i pagamenti di solo 13 famiglie su 19, e di queste 13, 3 pagano per intero e 10 solo in parte. Andiamo a vedere subito i Passigli, sempre lui, che è più ricco. Classe prima, bocche 3, lire 12, deve pagare. E come ha pagato? Lui ha pagato l'8 aprile 4 lire e il resto il 21 luglio. Quindi ha fatto in tempo prima della cacciare le 3 a pagare tutte le sue tasse. Ora faccio un piccolo salto indietro fino al 1631, passo ad un altro argomento, per occuparci della comunità ebraica savinese in tempo di peste, quella di manzoniana memoria. Quelle del 1630-31 nel centro-nord e del 1656-57 nel sud in Liguria furono le ultime grandi epidemie di peste che abbiano aggredito l'Italia nel Seicento. Dunque ricordo che Monte San Savino uscì indenne da queste epidemie, ne troviamo riscontro nel fatto che per grazia ricevuta nel 1631 venne consegnata alla Chiesa della Madonna di Vertighe, da parte della comunità cristiana del Monte, una lampada di 60 scudi, e addirittura in quella stessa occasione fu istituita una festa della Madonna di Vertighe, da celebrarsi il 21 novembre di ogni anno. Per quanto riguarda le misure prese dal Comune del Monte in questa terribile contingenza della peste, possiamo affermare di essere abbastanza ben informati, perché esiste in archivio un'unità archivistica intitolata Deliberazione dei deputati sopra la conservazione della sanità, che va dal 1631 al 1690. Ricordiamoci che nel 1630 la comunità ebraica si era da pochissimo insediata, si era insediata nel 1627, documento numero 9,
dove abbiamo i capitoli dei Marchesi Orsini, allora signori Monte San Savino, che concedono il banco di prestito ai Bassini e da Pesaro e quindi anche la possibilità di avere un cimitero e una sinagoga. Nella crisi nella crisi, dunque, proprio per essere gli ebrei commercianti che giravano in lungo e largo il territorio, prestatori di denaro a pegno, e i pegni potevano ovviamente venire da fuori ed essere infetti, basti pensare che c'era chi impegnava i pani usati, gli animali, eccetera. Da una carta di questo registro di liberazione sulla sanità, molte carte sono state trascritte dalla dottoressa Laura Moretti, che ringrazio, apprendiamo che una deliberazione di questi deputati sulla sanità riguardava specificamente gli ebrei e il loro banco di pegno. È curioso notare come la comunità savinese cristiana approfitti di questa particolare occasione per concedersi di mettere il naso nei libri contabili del banco di prestito degli ebrei. Siamo nel maggio 1631. Il testo dice, item, che si notifica agli ebrei che non possono far pegni a persona alcuna dei luoghi sospetti e in particolare dei bagnosi, cioè usati, sotto pena di scudi 10. E per persone sospette si intendono tutti coloro che non hanno libero commercio con la terra del monte, e se alcuna persona sospetta volesse riscuotere o ricondurre i pegni, si notifica ai signori deputati, i quali deputeranno persona ciò atta con meno commercio che sia possibile, avvertendo che se ne terrà diligente cura con, quello che dicevo prima, rivedere bene spesso i loro libri dei pegni e identificare, notare il nome, cognome e patria di chi impegna. Anche se non esplicitamente nominati, poi gli ebrei devono essere stati fatti oggetto delle restrizioni imposte ai bottegai. Infatti leggiamo, item, che i bottegai di qualsivoglia sorte non possono introdurre roba nelle loro botteghe o case, roba proprio con due D, è scritto, che non abbiano le fedi, cioè l'attestazione dove l'abbiano avute e comprate, anzi siano obbligati, quando vogliano mandare o andare a comprare robe in qualsiasi luogo, a domandare la licenza al magistrato. Passo rapidamente a un altro argomento sulla formazione, probabile formazione del ghetto. Si diceva crisi nella crisi. Un altro documento numero 12, per favore. Un'altra occasione di recrudescenza delle limitazioni imposte agli ebrei savinesi fu la pubblicazione del bando del 1707 che li costringeva nelle sole case affacciantisi sul borgo cosiddetto della sinagoga. Guardiamo subito il borgo della sinagoga, qui si vede il documento numero 12 in una riproduzione di una piantina di fine Settecento fatta da Giachi. Come si vede era parallelo al borgo maestro, via maestra, qui c'è scritto via maestra, oggi via Conte Pulci. Dunque, questo bando era del 10 agosto 1707 e imponeva agli ebrei. Al primo di novembre 1707, quindi circa un mese, d'agosto, insomma, due mesi e mezzo, al primo di novembre 1707, prossimo futuro, abbino sgomberato e sloggiato dalle case che abitano e vadino tutti indispensabilmente ad abitare la strada o borgo detto della sinagoga degli ebrei e nelle case in esso contenute, e non in altro luogo strado borgo, ordinando e comandando a tale oggetto che tutti quei cristiani che abitano nelle case di detta strado borgo abbiano quelle lasciate libere e vacue, ancorché fossero di loro proprietà. E le medesime devono dare a pigioni addetti ebrei che vi andranno ad abitare per quelle pigioni o fitti annui che fra loro converranno o che saranno in caso di scorte dichiarate giuste. Sotto pena, vediamo la pena. Agli ebrei che non usciranno al tempo predetto e che non avranno obbedito gli scudi 100 per ciascun capo di famiglia, e dai cristiani che non avessero lasciato vacue, cioè vuote le dette case, gli scudi 50 per ciascuno capo di casa, due pesi e due misure. Il testo del bando inoltre prevede che tutte le locazioni in essere di quelle case del borgo della sinagoga debbano durare fino alla fine di ottobre, dopodiché siano da considerarsi nulle. Però c'è una notevole eccezione, vediamo quale. Si dichiarano inoltre per giuste cause, esenti dal disposto del presente editto sino a nuovo ordine, le famiglie del dottor Leone Osili e di Sabato Monteperocci hanno la possibilità di non obbedire, diciamo, al bando, i quali possono abitare nelle loro case che presentemente abitano, che evidentemente non sono ancora nel borgo, siccome non si intenda proibito a tutti gli ebrei per il presente bando di poter tenere le loro sole botteghe a pigione fuori da detto borgo della sinagoga.
a ciò che possano attendere ai loro negozi come per il passato. Dunque, innanzitutto c'è da dire che la redazione di uno specifico bando a misura per Monte San Savino, questo del 1707, lascia pensare che non siano state rispettate, o non del tutto rispettate, le ammonizioni di un precedente bando, quello del 20 dicembre 1680, che genericamente diceva, fra l'altro, nessun cristiano di qualunque sesso, stato e condizioni, con famiglia o senza, possa abitare la medesima casa dove si entri per la medesima porta e neanche per porte diverse, quando con la comunità di finestre, tetti, terrazzi, pozzi o per qualsiasi altro verso potessero trovarsi insieme cristiani ebrei e avere in qualsiasi modo l'accesso gli uni negli appartamenti e abitazioni degli altri. Sotto pena, vediamo la pena del bando del 1680 qual era. In caso di contravvenzione di scudi 500, tanto al capo di casa dei cristiani quanto al capo di casa di ebrei, e quindi la pena era simile. La più evidente differenza tra i due bandi è che il primo cronologicamente, cioè quello del 1680, è rivolto insieme a cristiani ed ebrei dello Stato toscano, l'altro del 1610 invece direttamente agli ebrei e cristiani savinesi. L'uno è dunque universale, vale per tutto lo Stato toscano, mentre l'altro è specifico per il monte. Sicuramente fra questi due dati i giurisdicenti locali e i rappresentanti della comunità di Monte San Savino devono essersi attivati per trovare il luogo più adatto per tenere separate le abitazioni degli ebrei da quelli dei cristiani. E dopo averlo individuato nel borgo dove era già la sinagoga, ne chiesero la ratifica per apposito bando granducale, che è poi quello del 1707. Questo bando sta a testimoniare che a quella data, cioè 1707, la questione della sistemazione degli ebrei, allora un'ottantina di persone, non erano ancora cosa definita. Ed è plausibile pensare che il precedente bando, quello del 1680, fosse stato in qualche modo eluso, oppure più semplicemente che siano occorsi ben 25 anni di tempo per sistemare la questione. Sta di fatto che il fermento di documentazione attinente alla questione subito dopo il 1680 non si trova in archivio, mentre lo si trova dopo il 1707. I problemi per ridurre tutti gli ebrei in un solo borgo comunque non dovevano mancare. C'erano ad esempio degli ebrei che erano proprietari di case in paese e non era facile farli spostare e mandare a pagare, nonostante fossero già proprietari di un immobile o un affitto altrove. Come si sa, la legge vietava agli ebrei l'acquisto di beni immobili, ma ad esempio in Monte Barocico, dove qui il Monte San Savino fino al 1633, degli stessi privilegi accordati agli ebrei livornesi, e fra questi privilegi c'era appunto quello di poter acquistare e avere beni immobili. Due famiglie, quella degli Usigli e quella dei Monteperocci, come si è visto, cioè quelle che sono esentate dai vincoli imposti dal bando, possedevano infatti case di loro proprietà sul Borgo Maestro, o Via Maestra, la via che abbiamo visto prima, immediatamente parallela a quella del Borgo della Sinagoga, documento numero 12. Le avevano acquisite queste case già nel 600 ed è per questo che nel bando del 1707 i Monteperocci e gli Usigli sono esentati dal rispetto delle normative del bando, almeno fino a nuovo ordine. Chiudo brevemente dicendo, facendo qualche considerazione su questi documenti, fra le cose più notevoli del bando del 1700, oltre alle esenzioni riservate alle famiglie del dottor Leone Usigli e quella di Sabato Monteperocci, mi sembra siano le seguenti. Innanzitutto è degno di nota il permesso concesso agli ebrei di poter mantenere invece le botteghe dove erano già, perché si possano liberamente continuare a commerciare, per evidenti interessi economici della stessa comunità, e allo scopo viene fatta nel testo del bando un'opportuna distinzione fra le case di abitazione degli ebrei e le botteghe dove si esercita la loro attività lavorativa. Poi è notevole la differenza della pena, come si è visto, prevista per i cristiani e per gli ebrei che contravvengono alla disposizione del bando, due pesi e due misure, come si diceva, 100 scudi agli ebrei e 50 ai cristiani, mentre nel bando del 1680 si prevedevano 500 scudi sia per l'uno che per gli altri. Ultimo dato degno di nota è quindi il fatto che si può forse arguire dal testo di questo bando del 1707 che il ghetto fu costituito solo in quell'occasione, o che comunque a quella data esso fosse solo parzialmente costituito. Infatti, come si vede dal disegno alle nostre spalle, documento numero 14, esisteva un borgo detto della Sinagoga. In questo documento, qui c'è una didascalia con le lettere che rimandano a ciascuna casa, con la sinagoga appunto e la casa del rabbino.
Tra l'altro il testo del bando non dice che gli ebrei debbano tornare ad abitare le case del borgo della sinagoga, ma che devono andarci, forse per la prima volta? In molte delle case di questo borgo certamente sì. Basti pensare che dovendosi stabilire l'importo della pigione delle case da concedersi in locazione agli ebrei da parte dei signori Sozzini, Burazzi e Baccini, che qui avevano le case più prestigiose, viene addirittura commissionata una perizia a un muratore di Arezzo che si chiama Calvi, e il nome si legge lì. E questo curatore di Arezzo, oltre a fare la perizia, diciamo così, procura, fa anche il disegno che c'è stato conservato. Alla data del bando del 1707 si parla dunque di borgo della sinagoga e non ancora di borgo del ghetto, toponimo quest'ultimo che più tardi diverrà invece usuale. Inoltre di deputati alla fondazione del ghetto si parla soltanto a secolo XVIII iniziato e comunque dopo il 1707, data del bando. Poi la stessa parola fondazione mi sembra che parli da sé. Quindi in conclusione la presenza nel borgo della sinagoga, dell'edificio appunto della sinagoga e della casa del rabbino non è sufficiente a consentirci di parlare di ghetto vero e proprio alla data del 1707. Certo è comunque che esso fu definitivamente strutturato a partire da quell'epoca. Ho finito e ringrazio l'amministrazione, qui presente il signor Marcello Pecciarini, presidente del Club Fotografico Monte San Savino, i miei colleghi Giuliano Angioloni e Vito Candalino, qui presente il professor Salvatori, la professoressa Viterbo e l'amico Giovanni Romanelli, che mi sembra che non è presente, grazie. Grazie dottor Giulietti, veramente ci ha riportato indietro nel tempo, ci ha fatto vivere con queste testuali ricerche e documenti, veramente insomma l'atmosfera di quegli anni. E quindi in qualche modo ho sentito nella sala veramente un'attenzione particolare. Allora, concludiamo la prima parte della mattinata con l'intervento del professor Salvatori, dopo avremo un coffee break e potremo visitare la mostra al piano di sopra e poi riprendiamo la parte successiva. Il professor Salvatori che approfondirà appunto il movimento di Prima Maria 1799 in Italia, l'edizione di Siena e Monte San Savino. Prima di tutto ringrazio vivamente Monte San Savino che mi accoglie sempre in modo così cordiale. Entro subito in argomento annotando preliminarmente che gli episodi gravissimi, come abbiamo visto, di Siena e della stessa Monte San Savino non sono che degli esempi di un fenomeno molto più ampio che investe gli ebrei residenti nell'Italia centro-settentrionale. Non nell'Italia meridionale per un semplice motivo, che gli ebrei nell'Italia meridionale non ci sono, sono stati cacciati di lì alla fine del XV secolo. Violenze dovunque, persecuzioni dovunque nei confronti degli ebrei. E si noti che si tratta di una ristretta minoranza. Gli ebrei in Italia in quel periodo, non abbiamo notizie demografiche certe ma approssimative, sono all'anno 1800 34.000, un po' di più di quelli che sono attualmente, su una popolazione di 18 milioni di persone. In Toscana questi ebrei sono abbastanza numerosi a causa dell'importanza che ha Livorno come centro di raccolta degli ebrei. In Toscana sono 10.000 su una popolazione della regione di circa 1.200.000. Bene, queste minoranze
che hanno peso nella vita culturale e sociale del paese, forse in misura anche superiore alla loro entità, ma, ed è un'avvertenza che credo vada tenuta presente, non hanno alcun peso dal punto di vista economico e dal punto di vista politico, smentendo così, almeno per quanto riguarda l'Italia, l'affermazione secondo la quale gli ebrei sono dei ricchi, potenti, che tramano insieme ad altri ricchi, potenti, ai danni della popolazione cristiana del paese. Queste condizioni, questo atteggiamento di avversione, avversione profonda e radicatissima, di cui ancora oggi esistono le tracce nell'interno della popolazione, e non occorre non dimenticarlo, portano sullo scorcio del XVIII secolo a violenze nei confronti degli ebrei a Fossano, a Savigliano, a Chieri, a Carignano, a Quarnier, a Cuneo, a Saluzzo, ad Alessandria, a Tortona, ad Acqui, per quanto riguarda il Piemonte. Con una spiegazione di questo lungo elenco, che nel regno di Sardegna, in Piemonte, non è consentito agli ebrei accentrarsi nelle grandi città, ma solo nei piccoli centri. Abbiamo quindi una frammentazione, una moltiplicazione di comunità. Però atteggiamenti ostili sono anche altrove, per esempio nei ducati di Modena e di Reggio. Gli ebrei sono al centro dell'attenzione dei saccheggiatori effettivi e virtuali del ghetto, nelle Pasque veronesi, che sono del 17-24 aprile 1797, e sono oggetto di insorgenze dovunque nello stato della Chiesa. Diciamo per inciso che la condizione degli ebrei nell'Italia del XVIII secolo conosce due stati che sono tristemente all'avanguardia nella persecuzione, e sono la Repubblica di Venezia e lo stato della Chiesa. Nello stato della Chiesa le insorgenze avvengono dovunque, i movimenti del Viva Maria, dovrei dire dei Viva Maria, perché non c'è un coordinamento tra un'insorgenza e l'altra, ciascuna va per conto proprio. Gli ebrei vengono colpiti a lungo due volte, nel 1796 e nel 1797, il ghetto viene saccheggiato. Pesaro e Urbino nel 1798, a Roma nel 1798 viene dato l'assalto al ghetto, che non è una novità, un altro assalto si era avuto nel periodo 1792-1794, ad Ancona, a Senigallia, di cui si ricorda il 18 giugno del 1799, quando 13 ebrei, per l'appunto lo stesso numero accertato per Siena, vengono uccisi con gli stessi modi barbari che vennero tenuti a Siena. E allora, di fronte a questo elenco che io ho abbreviato per non tediarvi, non ho colorito per non apparire retorico, la domanda che sorge è spontanea e inevitabile: perché tanto accanimento nei confronti di una minoranza, anzi di una pluralità di minoranze? Perché si noti bene, contrariamente a quello che di solito si crede, non c'è una specie di congiura solidale fra gli ebrei. Ogni comunità fa testo a sé e il più delle volte non interviene nelle disgrazie, nelle sventure delle comunità altrove. Anche gli ebrei savinesi trovarono qualche difficoltà oggettiva a ricevere aiuto dagli ebrei di Siena, di Firenze, di Livorno. Sono quasi entità distinte l'una dall'altra. Perché questo accanimento nei confronti degli ebrei?
sempre, la risposta è semplice, anche se un'illustrazione piena richiederebbe molto molto tempo, non abbiamo. È semplice nel senso che gli ebrei sono concepiti dalla popolazione cristiana, naturalmente dalla maggioranza della popolazione, non da tutti, questo è ovvio, come i deicidi, come perfidi, come persone assetate di denaro, avare, forte, eccetera. Tutti stereotipi che ci accompagneranno fino ai nostri giorni. Badiamo bene che è solo nel 1963-64 che il Concilio Ecumenico Vaticano II sconfessa, direi che dovevo usare questa parola, l'atteggiamento che fino allora la popolazione e la Chiesa avevano avuto nei confronti dei